Carissimi amici di Economia, buon martedì e oggi video di recupero perché ho avuto in questi giorni, come qualcuno sa, dei problemi familiari che ho per fortuna risolto, ma sono stati giorni un po' difficili, quindi adesso recuperiamo il tempo perduto, quella barba di 3 giorni e mezzo con una sbarbata infrasettimanale, prima di partire per le vacanze, e quindi recuperiamo. Allora, passiamo ai fatti. Il rasoio che presentiamo oggi è il Carve in versione limitata PIC. PIC vuol dire plastica PIC, un tipo di plastica particolarmente dura, rigida, che però loro insegnano un po' come utilizzare tutto quanto. Vedete come lo spiegano bene nel manuale, piccolo manuale che poi in realtà sulla carta di garanzia dell'originalità. Eccolo qua, nella sua confezione particolarmente importante, plastica PIC, quindi molto resistente, molto dura, già armato, perché non ho perso tempo, con una CAI. Questo è un pettine D, con una CAI. Questo è un pettine D, pettine D, quindi già un pettine un'esposizione abbastanza importante. Vedete che comunque è abbastanza esposto. Pennello eccezionale, è un Nero Ardesia Nail Wild West, quindi metro di Murano e legno d'olivo, tasso. Messo a bagno, leggermente rodato, ma non tantissimo. Vedete com'è bello, bello grosso, legno pregiato, ben lavorato con il sigillo dell'Ardesia e ottimo vecchio buono. Con il rasoio Carve, che è stato fatto, questo rasoio plastica PIC, come edizione limitata per il 1° di aprile, ma che è arrivato pochissimo tempo fa, mi hanno inviato da provare questo sapone, un campioncino, non te lo trovo più, forse l'ho appoggiato, eccolo qua. Sevoin Valley, sempre della Carve. Un campioncino per il test. Vedete un inci molto, molto stringato, con pochi ingredienti, tra cui l'olio di avocado. Ne prelevo un pochettino, ecco qua. Ne avrà levato un pochettino e vado a inserirlo già nel ciuffo, che è già umido, perché così almeno secondo me se ne spreca un po' di meno, molto in ciotola. Se no rimane attaccato alla ciotola, acqua calda, spero la doccia, mattina presto. L'acqua deve venire calda. Ecco, con l'acqua nel pennello, glielo facciamo mangiare. Mi sciacquo il viso. Andiamo a montare nella ciotola di Rocco Contini, eccola qua. Evitando i circolari per il tasso. Però qua ci vuole acqua, eh. Questo sapone chiama abbastanza acqua. Ne chiama parecchia, eh? Odore neutro. Bel montaggio, ma chiama ancora un po' d'acqua. Ecco
adesso va bene. È una pasta di sapone basica come ingredienti. Ma che garantisce una buona protezione, vedete? Però ci vuole un po' di acqua. Il tasso di questo neerlandese è veramente elastico, quindi consente anche un montaggio gradevole. E andiamo a raderci. Mettiamo le mani, mettiamo l'olio e proviamo a vedere com'è questo carve in plastica PIC. Piastra D con le CAI. Beh, si sente, adesso una barba così lunga. Canta. E la lama si sente. Ecco qua. L'impressione è che abbia proprio già via una grande quantità di barba, eh? Ecco qua. Pelo è andato, e con il pelo è andato l'85% della barba. Quindi devo dire che il rasoio ha fatto il suo mestiere. Mettiamo le piastre di sottovolino e andiamo a fare il secondo montaggio. D'acqua, c'è da dire che il sapone della carne chiama molta acqua, infatti devo aggiungerne. Pennello è molto piacevole, manico che si presta a un'impugnatura comoda. Prego. Facciamo un bel obliquo e vediamo come va. E adesso scorre molto meglio, però chiaramente perché non c'è più niente.
Chiaro che la seconda passata è sempre più scorrevole della prima, specie se parliamo di barbe lunghe, anche perché il pelo la toglie veramente poco. Però c'è. Però la lama è esposta, eh? Quindi non bisogna fare tanti furbi. Ecco. Anche l'obliquo è andato. Piccola rifinitura. Facciamo magari un contropelo così per ad abbondanza. Un po' calda. Però non ci darete più niente, ragazzi, qua. Leggera. Ecco qua. Un'insaponatura leggera. Un bel contrapelo. Ecco qua. Perfetto. Direi che più di così non si può fare. Allora, ottimo. Sciacquiamo. Sciacquiamo tutti gli strumenti. Il pennello lascia fuori bene perché il sapone è un po' attaccato. Sciacquiamo il viso. Puliamo tutto, naturalmente. E qui con questo caldo ci vuole un aftershave bello da frigo. E allora eccolo qua, direttamente dal frigo, il Brutal, il polacco. Questo è. Questo scotta. Scotta ma rinfresca.
vecchio stile, anni 70. Eccoci qua. Allora, iniziamo dal fondo. Ecco qua. L'aftershave è brutal. Brutal è polacco. È abbastanza diffuso in Polonia, molto basico, molto classico, molto anni 70, insomma. Niente di eccezionale, però il classico dopo barba di una volta. Assolutamente piacevole ogni tanto utilizzare. Il sapone, e qui note non positivissime secondo me, perché comunque non monta un granché, nel senso che ci vuole molta acqua, molta pazienza, e tende un po' a asciugarsi. Questo io non... però può darsi che sia io che ho sbagliato un po' alle dosi, però non è male, tende un po' a asciugarsi, ecco, diciamo così. Non, e poi ad esempio mi ha intaccato, l'ho messo nel ciuffo, il pennello, e adesso dovrò pulirlo. Vedete, ce n'è ancora, si è un po' attaccato insomma al pennello, e insomma, un sapore particolare, forse ho sbagliato io non metterlo nel fondo della ciotola, ma comunque adesso è andato via. Diciamo sufficienza, ma non mi ha entusiasmato questo Semoise Valley. Il pennello è veramente fatto bene, perché ha questo manico di legno d'olivo e vetro di Murano che ha un'impugnatura eccezionale, vedete, con una mano grande come la mia, e questo ciuffo in tasso che è elastico, non è un elastico, no? E quindi permette un montaggio del sapone, una distensione del sapone piacevole, anche di schiaffeggiamenti piacevoli, con una qualità costruttiva e artigianale notevole, nella Rhodesia. Vedete, Nail Wild West, eccolo qua, legno d'olivo e vetro di Murano. Rasoio, il rasoio è lui, il carve è fatto con questo materiale, questo in edizione limitata, con questa confezione anche, vedete, molto particolare, una confezione importante, sembra quasi un'arma. E lui è un'arma, se vogliamo, perché con questa piastra D è armato con la nostra Kai. Ha fatto una strage di barba, cioè, perché sì, sposta, ma con una mano un po' allenata non dà particolarmente problemi. Eccolo qua, vedete, tutto in plastica, in questa plastica particolare, fatta come pesce d'aprile, loro l'hanno presentata così, e prodotto in pochi esemplari, probabilmente un prototipo, uno scherzo, un gioco, insomma, un esperimento. Però effettivamente, io ovviamente ci sono subito abboccato, non potevo farne a meno, ma devo dire che sono abbastanza contento, perché comunque un bel rasoio alla fine, rasoio in plastica una volta se ne facevano tanti, in bacche dita, quindi non era una novità assoluta, e funziona molto bene, quindi bel pezzo, ovviamente adesso lo userò pochissimo, sarà la collezione, la sua confezione e con il suo certificato, questo è il numero 8, dicevo, su 36. Ecco qua. Bene, nulla, io vi ringrazio e adesso me ne vado 2 settimane in Turchia, e non so se riuscirò a girare video per la questione internet, per la questione della velocità di connessione, ma se riuscirò molto volentieri, insomma, proporrò qualcosa, magari più breve, magari la statura veloci. Io vi ringrazio, mi scuso ancora per questi 2 giorni che purtroppo, 3 giorni, 4 giorni, anzi che da venerdì anzi da giovedì che ho dei problemi, e però per fortuna, insomma, per i familiari e tutto quanto per il meglio. Quindi io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e buona barba a tutti.